Ciao Mattia, ben ritrovato, ben ritornato ad Empoli. Senti, non ti nascondo che il tuo ritorno qua ad Empoli ha generato un po' di clamore, un po' anche di discussione, no, a livello dell'opinione pubblica. Anche se non ti nascondo che è cambiato molto da quando sei arrivato, perché inizialmente c'era un po' di scetticismo. Adesso invece la gente ha veramente voglia di rivederti e ti sta dando tanta fiducia, perché è arrivato forte il concetto della tua voglia di tornare qua e di quello che magari forse è anche un debito che tu senti nei confronti di Empoli. Però ecco, mi piacerebbe che tu ci raccontassi la tua estate, com'è stata dal punto di vista atletico, fisico, mentale, come è rinata, no, questa voglia, questo contatto con l'Empoli, il desiderio di ripartire ancora da qua. Ma è stata un'estate di lavoro, è stata un'estate intensa dove comunque, come ho detto prima, mi sono allenato tantissimo e ho cercato di presentarmi in una condizione e in una forma al top, e quindi sono molto contento di essere tornato. Col direttore ci siamo sentiti molto e c'era tanta voglia da parte mia di ritornare qui, perché l'anno scorso mi sono trovato benissimo, quindi sono contento, ecco. Ciao Mattia, ciao. Ti chiedo questo: il mister ha parlato in termini lusinghieri di te e poi ha detto anche che questo Empoli rinnovato ha bisogno di leader. Ti chiedo se ti senti appunto questa responsabilità addosso, se effettivamente c'è questo ricambio e quindi c'è bisogno di questa nuova leadership, diciamo, all'interno del gruppo. Innanzitutto ringrazio il mister per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, e sicuramente il gruppo è cambiato, ci sono stati tanti giocatori che sono arrivati nuovi e quindi ci vorrà tempo per unirsi tutto quanto. Sappiamo che comunque dobbiamo sbrigarci e soprattutto velocemente dobbiamo fare dei buoni risultati, quindi tutti insieme penso che possiamo fare un bellissimo campionato. Ciao Mattia e bentornato. Grazie. Una domanda a livello più tattico. Sui moduli utilizzati da Zanetti, di più sia l'anno scorso e questa stagione, sono il 4-2-3-1 e il 4-3-3. In quale ti trovi meglio tra questi due moduli più utilizzati da Zanetti? Grazie. No, mi trovo bene in tutti e due i moduli, ecco. L'importante penso che sia, più che il modulo, l'atteggiamento. Quindi sappiamo noi che ogni partita per noi è importantissima e quindi dobbiamo iniziare a far punti e soprattutto dobbiamo cercare di imporci e di dare il massimo. Niccolò Pistolesi, Empoli Channel, bentornato Mattia. Grazie. Hanno parlato in molti della tua grande voglia di rivalsa, di rivendicare in un certo senso la stagione sfortunata dello scorso anno. Ecco, cosa può portare Mattia Destro a questo Empoli? Ma come hai detto te, la voglia che ho di far bene, perché quando sono arrivato qui l'anno scorso, e l'ho detto anche l'anno scorso, mi hanno detto e poi ho visto anche che questo era un ambiente ideale per far bene, per lavorare, per crescere, perché comunque anche io devo ancora crescere tanto e quindi ho tantissima voglia di dimostrare le mie qualità e soprattutto di aiutare la squadra per questo grande obiettivo che abbiamo. Mattia, bentornato anche da parte mia. Ecco, parliamo proprio del futuro imminente, questa sfida all'Olimpico con la Roma. Quanto vi è servito lavorare queste due settimane che c'è stata la sosta, in cui immagino avete messo capofitto proprio sul lavoro che c'era da fare per presentarvi al meglio a questa sfida di Roma? Ma penso che ci sia servito tantissimo, penso che è arrivata proprio nel momento giusto. Abbiamo fatto tantissimo, abbiamo lavorato tanto e ci è servito anche per stare tanto insieme. Comunque, come ho detto prima, ci sono stati tanti giocatori che sono arrivati soprattutto all'ultimo e quindi col passare del tempo, che non ne abbiamo tanto, però questo modo di lavorare ci aiuta per fare molto gruppo. Ciao Mattia, bentornato. Grazie. Per quanto riguarda questa stagione, ma anche penso la stagione scorsa, c'è stato un po' di difficoltà nella fase offensiva, soprattutto nei gol. Ti chiedo, da attaccante ormai esperto di Serie A, hai tante stagioni alle spalle, cosa è mancato in queste prime giornate e cosa serve per poter essere più incisivi là davanti? Che cosa è mancato? Sinceramente non lo so. Sicuramente tutti quanti possiamo fare quel qualcosa in più che poi ci porta e ci porterà a realizzare più gol, ecco.
Però penso che ecco, il lavoro durante la settimana, il fatto di stare insieme, il fatto di capirsi anche, ci sono tanti giocatori nuovi quest'anno, l'anno scorso comunque è vero che abbiamo avuto un po' di difficoltà, però ci sono stati altri giocatori che comunque hanno fatto parecchi gol, quindi secondo me non c'è un grosso problema di realizzazione, c'è soltanto un stare insieme, trovare soluzioni, allenarsi, cercare di lavorare, perché penso che col lavoro poi si possono risolvere tutti i problemi. Ti chiedo due cose, Mattia. La prima è come stai? Perché lo scorso anno per te è stato un anno particolare, no? Difficile, hai avuto diverse problematiche che ti hanno tenuto fuori per diversi mesi. Ora io ti guardo e vedo un Mattia adesso diverso, onestamente, a partire dalla mancanza della barba, ma anche fisicamente. Quindi come stai e se nel tuo lavoro estivo, non lo so, ammesso e non concesso che sia possibile, hai fatto qualcosa anche per provare a prevenire eventuali problematiche fisiche? E poi faccio l'avvocato del diavolo a quella parte che ancora è scettica sul ritorno di Mattia Destro. Cosa ti senti di dire? Perché dobbiamo avere fiducia in Mattia Destro? Allora, ti rispondo prima alla seconda domanda, poi alla prima. Alla seconda domanda penso che poi... Sono tra quelli contenti sei tornato. Grazie. Perché poi il giudizio lo dà il campo. Quindi io posso promettere, posso dire, posso fare, però poi si arriva la domenica e devi rendere la domenica ed è il campo che poi darà il giudizio finale. Quello che posso dire è che ho cercato di lavorare il più possibile, ho cercato di migliorare tantissimo le cose dove ero più carente, ho cercato di lavorare nelle cose dove mi sentivo più forte, ho curato qualsiasi dettaglio, ogni particolare, e quindi sono pronto, mi sento molto bene, sono a disposizione della squadra e speriamo di fare una grande annata. Ti chiedo se tra le varie motivazioni ti hanno spinto a Empoli, non solo magari la riconoscenza dell'anno scorso, tutto quello detto prima, ma c'è anche la voglia, no, di arrivare a quel famoso traguardo di 100 gol che è lì a un passo, no, e che servirebbe tra l'altro anche all'Empoli poi per avere una, diciamo, un apporto offensivo notevole anche per vincere le partite. Sì, guarda, ti dico, i miei obiettivi non sono cambiati, nonostante comunque l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare, dove comunque ho avuto un infortunio abbastanza lungo, però adesso sto bene, la voglia è tantissima, c'è anche questa sorta di riconoscimento perché comunque sono state dette parole importanti, mi hanno dimostrato tanto affetto e comunque sono legato a questa piazza nonostante io fossi stato solo un anno, ecco, solo l'anno scorso, però mi trovo bene, la mia famiglia sta bene, quindi sono contento di stare qui, sono contento di dare una mano all'Empoli e di raggiungere un traguardo importante. Ecco Mattia, volevo tornare un attimo anche sull'aspetto tattico di cui parlavamo prima. In questi moduli sostanzialmente c'è presente soltanto un attaccante centrale, quindi attualmente c'è una bella concorrenza in rosa, siete te, Caputo, probabilmente anche Spendi, che vedono appunto più come punta centrale. Quindi uno, ti chiedo appunto come vivete voi questa concorrenza, se magari appunto fa bene anche a lavorare ancora più sodo, e se invece magari da parte tua secondo te potresti vedere bene anche due attaccanti insieme, magari addirittura te, Ciccio, nello stesso 11 iniziale. Questa è una domanda che bisogna fare al mister, però ecco, assolutamente sì, penso che non ci sia nessun tipo di problema. Poi per quanto riguarda la concorrenza, più concorrenza c'è, più devi alzare il livello durante gli allenamenti e più rendi, perché comunque ti fa cercare di alzare quel gradino per meritare il posto la domenica. Quindi secondo me la concorrenza è molto importante in una squadra e ecco, sono contento perché se c'è una concorrenza così importante, quindi siamo anche più tranquilli. Tu che hai vissuto anche la scorsa stagione qui ad Empoli, si è alzato il livello per raggiungere la salvezza rispetto all'anno scorso, oppure secondo te, da quanto hai visto in queste prime tre giornate, il livello è super giù lo stesso? Ma ci sono state poche partite perché poi il campionato è iniziato adesso, sono passate tre giornate, quindi aspetterei un attimo a dare un giudizio. Sicuramente è un questo, come l'anno scorso, sarà un campionato molto molto difficile, perché comunque sono salite squadre molto importanti e sarà una battaglia, ecco, bisogna lottare ogni domenica e lottare fino alla fine.